Amici di Storie Parallele, siamo in diretta, benvenuti per questa prima diretta del 2022. Io sono Martina, ma ormai mi conoscete e sono insieme a Miriam e a Benedetta. Ciao a tutti, ciao, buonasera, benvenuti. Abbiamo deciso di aspettare la Befana insieme a voi e di creare un incontro un po' leggero di chiacchiere fra amiche. Perché noi, oltre a collaborare per Storie Parallele, abitando tutte e tre a Firenze, siamo amiche e ci incontriamo per il nostro aperitivo settimanale in una caffetteria del centro, è proprio accanto a una libreria. E in genere, fra le altre, parliamo proprio anche di libri, visto che siamo delle accanite lettrici. E quindi ci è venuta l'idea, visto il periodo poco consono per uscite e socializzazioni live, abbiamo detto perché non incontrarsi su Facebook e abbiamo voluto coinvolgervi. Nell'ambito della nostra rubrica Letture Parallele, io do subito la parola a Miriam che ci darà qualche consiglio di lettura e ci dirà quali sono i cinque titoli che vorrà affrontare nella lettura in questi primi mesi del 2022. Vai, Miriam! Buonasera a tutti. Allora, io sono la responsabile di Letture Parallele e allora iniziamo. È stata una scelta ardua, come penso per tutte, una scelta difficile, perché comunque i libri sono sempre un qualcosa di prezioso e di interessante, e quindi sceglierne solo 5, cioè limitare la scelta a 5, è stato molto difficile. Allora, io ho un po' un mix tra saggi e romanzi. Allora, inizierei dai romanzi che sono un po' più leggerini, più o meno, un po' più leggerini e comunque per quando mi riguarda li uso soprattutto quando voglio più che altro rilassarmi e staccare un attimino dagli argomenti dei saggi che sono molto più importanti. Innanzitutto io ho scelto questo qui che è L'ultimo Catone di Matilde Asensi. Non l'avevo mai sentita prima questa autrice, non ho letto ancora niente di questa autrice, però il claim, a quanto pare, è scritto sulla falsariga del Codice da Vinci di Dan Brown, libro che io ho amato tantissimo da piccolina, quindi non lo so, sono molto curiosa di immergermi in questa nuova lettura, sperando appunto di ritrovare qualcosa di Dan Brown. E è un bel libro intenso, sono circa 500 pagine e è stato molto acclamato dalla critica. Anche il Corriere della Sera praticamente dice che è un ottimo libro che maneggia con disinvoltura addirittura la Divina Commedia, quindi mi aspetto grandi cose da questo romanzo, anche perché, come sappiamo, si è appena concluso il 700° anniversario della morte di Dante, quindi è molto intriga, ecco, per quanto riguarda la Divina Commedia. Poi ho scelto di Press e Archeos, dell'editore Press e Archeos, con cui appunto noi di Letture Parallele collaboriamo, un libro, un romanzo di Raimond Polinelli, che è La setta di Caino, ed è un romanzo molto bello da quando si legge nella quarta di copertina, perché è ambientato in Italia negli anni 70, quindi in un periodo comunque molto pregno di avvenimenti per l'Italia e appunto parla di una serie di omicidi, è un thriller a metà tra lo storico e il giallo, ecco, e quindi è molto interessante. In realtà di questo qui ho già iniziato a leggere qualche pagina e mi ha preso molto, però aspetto di finirlo per ulteriori considerazioni. Anche perché ora sei nel pieno della sessione, no? Sì, e Quindi hai quindi dovuto dare uno stop alle esatto. letture. Anche perché appunto con i romanzi sono molto più leggeri, quindi si spezza un attimino la monotonia. Conciliano meglio, dai. Esatto. Invece poi passiamo al versante saggi, che Martina so che ne ha tanti. E al versante saggi e continuando sempre con Archeos and Press, Press e Archeos, scusate, mi interessa un sacco Archeospie, che è un saggio di cui mi è stato che mi è stato consigliato dall'editore da Lorenzo
e sono molto curiosa di leggerlo proprio perché appunto racconta le storie di uomini impegnati appunto nella ricerca archeologica, appunto archeospie, no? Tra archeologia e spionaggio. È molto interessante, poi penso che potrebbe interessare anche Benedetta perché Sì, infatti stavo visto molto, diciamo, ero l'argomento. molto attenta, infatti, alla tua descrizione. Nel caso poi te lo presto, così potrai leggerlo. Grazie. E questo qui appunto conto di iniziarlo appena tra un esame e l'altro, ecco sì. Invece, per quanto riguarda anche un po' il versante università, storia moderna, contemporanea, ma anche saggistica storica in generale, avevo puntato di Serge Grudzinski, Abbiamo ancora bisogno della storia. Un saggio che comunque ci fa riflettere sull'uso della storia, soprattutto nel mondo globalizzato. Infatti, il sottotitolo è molto esplicativo: Il senso del passato nel mondo globalizzato. Quindi, come adesso il mondo globalizzato si debba relazionare al passato e quanto il peso che il passato ha nel mondo globalizzato. E, è un romanzo che promette bene. Ho letto alcune recensioni online, quindi dicono, ne parlano tutti quanti bene, quindi mi aspetto anche da questo saggio grandi cose. E invece, per ultimo, non per importanza, perché comunque Lucio Villari è uno dei miei autori Insomma. preferiti, è uno dei miei autori preferiti, è appunto un saggio intitolato Bella e perduta l'Italia del Risorgimento, un argomento che a me appassiona tantissimo, è appunto un Questa saggio. storia moderna che ritorna come i peperoni. Esatto, sì. Soprattutto la storia dell'Italia moderna e le rivolte, Ma le noi antichiste non ci rivoluzioni. puoi proporre così con gli occhi sognanti un argomento di storia moderna perché ci prendi No, l'ordinaria. diciamo, è siamo un un po' in viaggio due contro nell'Italia. uno da questo punto di vista. Esatto, sì. L'abbiamo messa all'angolo. Mi sento un po' attaccata, no, vabbè. Però più che altro è un bellissimo viaggio nell'Italia del Risorgimento e ho avuto modo di leggere qualche capitolo proprio perché nella mia tesi triennale ho letto qualcosa e ovviamente Villari non delude mai, quindi tra l'altro di Villari tanti altri libri sono nella mia wishlist, quindi probabilmente ci riaggiorneremo con altri libri di Villari. Ecco, e questo qui era l'ultimo, ma ripeto, non per importanza, però è quello lì che sicuramente vorrei godermi di più e vorrei soprattutto leggere in maniera più ragionata, ecco, rispetto magari agli altri che sì, mi interessano, però Villari ha sempre quel posto nel mio cuore. Ecco, a proposito di come Sì. leggere, ma voi siete, cioè che approccio avete con il libro? Perché io, ad esempio, uso dei piccoli post-it e dei pennarelli e mi sottolineo brutalmente tratti interi di libro, faccio le orecchie alle pagine per ritrovare passaggi, quindi volevo sapere da voi se lo trattate una reliquia e quindi non lo toccate, oppure se intervenite fisicamente sul libro? Allora, Vai te, inizio Miriam, io. vai. Dai, ok. Vai. Allora, no, per quanto mi riguarda, sì, ovvio, i libri vanno vissuti. Io sono una che si scrive tutto, non con i pennarelli, con le matite, però sì. E vanno vissuti i libri, ovvio. Poi ci sono quei libri sacri che uno tiene così, tipo reliquia, che magari lo guardi, lo accarezzi, lo leggi, lo veneri e basta. Per esempio, cioè io il mio autore preferito in generale è Dan Brown, io ho tutti i suoi libri, ho tutte le edizioni speciali, quindi quelli lì difficilmente li rovino. Però per tutti gli altri, sì, infatti anche questo qui di Grudzinski che ho iniziato a spulciare a tutte le righe rosse, perché mi sono iniziata ad appuntare cose. Perché alla fine, cioè, secondo me, i libri sono anche un pezzo di storia vissuta e quindi vanno vissuti. No, no, Invece concordo bene. appieno. No, no, concordo appieno anch'io. Cioè, per me il libro va vissuto. In realtà io il libro lo approccio in due modi totalmente diversi, diciamo 50 e 50. Adoro sempre la carta. Per me il cartaceo, il volume rimane al primo posto ed è intoccabile. Però mi sono resa conto, viaggiando molto, ed essendo una, insomma, un'accanita lettrice, della comodità dell'ebook, del Kindle nel mio caso.
una praticità che chiaramente in modo digitale ti permette di sottolineare, di prendere appunti, no, però comunque di sottolineare dei passaggi che per te sono particolarmente, insomma, significativi, però non ti permette di avere quel contatto diretto che una matita o un post-it o qualcosa ti permette di segnare sul libro. Chiaramente è pratico, lo metti in borsa e all'interno di un Kindle te puoi avere un numero spropositato di libri e portarti tutta la biblioteca sempre con te. E ha un'altra cosa molto, molto valida, il fatto anche legato al prezzo dei libri. I libri costano molto meno, quindi anche per chi magari può avere qualche difficoltà per una questione economica, qui trova lo stesso libro ad una cifra inferiore. Ci sono offerte, ci sono anche delle carte regalo, insomma, comunque permette anche un approccio alla lettura più facilitato. Però rimango sempre una accanita sostenitrice del cartaceo e i libri che io ho sono vissuti, sottolineati, appuntati e ho anche sempre un altro quaderno accanto, soprattutto se ho delle letture, insomma, più importanti, più interessanti, io qui ho ricopiati brani interi e mie, diciamo, e Riflessioni anche. riflessioni, sì, quello che diciamo mi viene da dire su quella frase, su quella pagina. E leggendo tanto ho l'abitudine anche di recensire i libri che ho letto e sono scritti tutti in questo quaderno. Quindi diciamo che i miei sono molto, molto, molto vissuti. Tu però sei molto più metodica, io al bordo della pagina, Sì, così, anch'io. no, Molto più siamo primitiva simili. anch'io. No, no, Io io però non riesco a usare il Kindle, cioè ci ho provato e riconosco la praticità di portarselo in giro, riconosco il lato economico, riconosco anche che ci sono dei libri che voglio avere fisicamente, dei libri magari Ah, certo, romanzini, sì. eccetera, che non mi interessa avere, però mi fa piacere leggere. Ma non riesco a concentrarmi troppo, penso sia un problema solo mio, non mi sono ancora arresa, voglio riprovarci. Ecco, magari uno dei buoni propositi del 2022 è provare a riusare il Kindle. Tu, Miriam, lo usi? Lo hai usato? Ti stavo dicendo, io in realtà ho usato il Kobo e mi sono trovata molto bene del gruppo Mondadori e mi sono trovata molto bene, però all'inizio sarà stata l'euforia del momento, eccetera, però poi mi sono anche resa conto che proprio il contatto con la carta è quello che mi mancava, quindi sono ritornata al cartaceo, però non ti nego che comunque è molto comodo, soprattutto in viaggio, infatti molto spesso lo uso quando viaggio e anche per quanto riguarda appunto il fattore prezzo è tanto Perché tanto ad utile. esempio faccio un esempio pratico, leggendo tanti generi, a volte mi capita anche di leggere delle intere collane fantasy che magari sono tanti, 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 tanti volumi. E diciamo sì, magari uno si può appassionare particolarmente ad una saga e quindi volere quella saga anche con quell'edizione da collezione, volerla a casa. Però ecco, se ha il piacere solamente di leggerla, diciamo, è uno spazio contenuto, la leggi e risparmi anche qualcosa, perché qualche saga è veramente composta da una quantità di libri esorbitante. Sì, Sì. è vero, Quindi, è però sono vero. belle e vuoi vedere come va a finire, quindi li devi acquisire tutti. Assolutamente sì. Infatti io in digitale ho molto spesso i libri, quelli che magari voglio leggere, però non mi attirano così tanto Anche, da sì. spendere una cifra esorbitante, un 10-15 euro, magari ne voglio spendere molti meno e quindi lo prendo in digitale. Poi ecco, se proprio mi appassiona e mi prende così tanto, poi sicuramente la cartacea la prendo perché. Però ecco sì. Invece, Benedetta, per quanto riguarda le tue letture, sappiamo che tu sei molto più orientata Diciamo, le mie su letture altri spaziano un generi. po'. Spaziano un po', come ho accennato prima, io spazio generi diversi, non mi fermo solamente alla saggistica che per lavoro, per studio, per passione, comunque mi trovo a dover frequentare molto, molto spesso e quindi a volte anche per evadere un po' dai saggi, comunque da temi molto difficili o comunque impegnativi che vengono trattati all'interno di saggi storici o moderni, mi do anche, insomma, mi alterno con letture,
non dico semplici, però meno impegnative, più piacevoli, più scorrevoli, ecco, possiamo utilizzare questo termine. Ed ho tra l'altro una grandissima passione per i classici. Sto rileggendo ora, già comunque l'ho letto in passato, ma sto rileggendo tantissimi classici. Uno che voglio rileggere nel mese di gennaio è Victor Hugo Notre-Dame de Paris. Mi sono avvicinata a questo autore, devo essere sincera, grazie alle trasposizioni musical cinematografiche. Quindi anche quando ero più, diciamo, ragazzina, ragazza, grazie, insomma, a queste trasposizioni mi sono avvicinata all'autore e da quel momento in poi ho letto quasi tutto. E Notre-Dame de Paris è uno dei miei preferiti, quindi è una rilettura che faccio sempre con piacere. Questo, diciamo, tra i classici. E io faccio rientrare anche nei classici, perché è un classico, un genere ancora diverso, un genere che secondo me andrebbe letto, lo deve leggere ognuno di noi, almeno una volta nella vita bisogna leggere e rileggere. Io adesso in questo caso ho i Fratelli Grimm nelle fiabe, ma posso parlarvi di Le Mille e una Notte, posso parlarvi di Basile, Lupunto degli Punti, spero di averlo pronunciato bene, perché insomma poi andare nei dialetti è sempre un po' difficile. E mi piace molto avvicinarmi al mondo delle fiabe perché quello che voglio catturare nelle fiabe è quelli che sono gli aspetti quotidiani che sono stati trasportati all'interno di una fiaba. Cosa c'è di vero, cosa c'è di reale e cosa invece è magia, è mistero, è fiaba. Quindi cosa possiamo ricavare della società, del periodo in cui questa fiaba è stata scritta. E un po' qui viene fuori, insomma, la storica, l'archeologa che è in me, quindi diciamo sempre alla La ricerca ricerca. dell'archè, sempre dalla ricerca, insomma, degli indizi, insomma. E in questo, infatti, ho recentemente acquistato, purtroppo non posso farvelo vedere perché non mi è ancora arrivato, che è un saggio. In questo caso ritorniamo nei saggi, ma sono convinta appunto che sia molto molto scorrevole visto l'argomento, la fiaba nella tradizione popolare, che ripercorre un po' tutto quello che riguarda il mondo della fiaba, ma non soltanto nei giorni nostri, quindi una classica fiaba poi rivista da Walt Disney e riportata sul grande schermo, ma anche le fiabe, i racconti nel mondo antico, a partire dagli antichi egizi, poi per tutti i racconti nell'epoca classica, l'epoca medievale, quindi ripercorre un po' questo genere in tutta la storia. Quindi credo che sia un buon punto di partenza per me, che ho questa passione, per approfondire il tema. Quindi vedete, sono, diciamo, ritornata sul saggio, quindi in qualche modo riesco a Gira e far. rigira si torna sempre sul A far, saggio, a eh? far, sì, esatto. No, perché comunque è importante, cioè il romanzo storico, un romanzo dove c'è comunque un racconto che devi seguire con un inizio, uno svolgimento, una fine, ti coinvolge e ti aiuta anche a staccare un po' la testa, però è importante anche il saggio per comprendere determinati aspetti, per analizzarli e soprattutto per darci spunti di riflessione in più, che già un romanzo ti dà, ma te ne dà di più. E poi un altro volume, sempre per la mia ricerca che faccio sui personaggi, che cosa c'è dietro un personaggio storico. Mi occupo all'interno di storie parallele anche delle figure femminili nella storia, quindi dei grandi personaggi. Ho scritto alcuni articoli e uno dei prossimi articoli che scriverò riguarderà un personaggio che tra l'altro ora in questi giorni mi sono resa conto è ritornato un po' di moda per una fiction che stanno facendo su Canale 5 di cui non ne sapevo nulla. Tra l'altro poi ci sarà anche un romanzo da cui è Della tratta la fiction. Quindi diciamo che non lo sapevo questa cosa della concomitanza, però il libro che io sto leggendo non riguarda l'imperatrice Elisabetta, non riguarda la sua figura, che poi sarà trattata poi in questo approfondimento, con altri, insomma, approfondimenti, ma riguarda l'attrice che l'ha interpretata e che secondo me ha reso Esatto. famosa È la migliore, tra l'imperatrice l'altro. Sissi. Perché io sono convinta che senza i film del 1958 forse questo personaggio sarebbe rimasto un po' più nell'ombra. Questa è una mia idea,
non lo so, magari mi sbaglio, però diciamo voglio anche capire anche il personaggio che l'ha interpretata, cosa ha significato per lei interpretare questa figura, questo personaggio che poi l'ha segnata per tutta la vita e per tutta la sua Certo, carriera. certo. Quindi questo diciamo che è incentrato sul suo amore folle, principalmente, vedete, un amore a Parigi, quindi sarà sicuramente incentrato sull'amore per Alain Delon, quindi questa. Però già dalle prime pagine ho visto che parla molto di come lei ha vissuto l'interpretazione di questo personaggio. Quindi in qualche modo tutto un po' ricollegato alla storia attraverso letture diverse, quindi ci arrivo per letture parallele, diciamo. Esattamente, esattamente, in qualche modo c'è una connessione comunque. Quindi credo di averne un altro, sì. E un altro invece non è un saggio, non è un romanzo, ma è un testo in cui è riportato tutto il processo di Giovanna d'Arco. Ed è molto interessante perché magari noi, diciamo, io ho trovato questa edizione. Noi magari conosciamo questo personaggio attraverso romanzi, attraverso la televisione, attraverso i saggi storici di comunque esperti sulla figura di Giovanna d'Arco. Però mi sono sempre chiesta quali sono state le parole di Giovanna d'Arco, cosa diceva proprio lei, e in questo volume, appunto, è possibile proprio catapultarsi al momento del processo e sentire direttamente le parole di Giovanna d'Arco. Quindi una cosa un po' diversa, però anche questo ti permette di catapultarti nella storia. Leggi e ti sembra proprio, ora, probabilmente grazie anche ad una buonissima traduzione, ti sembra proprio di essere al momento del processo. Quindi, diciamo, sono letture quelle che ho proposto per questo, chiaramente anche per me sono il primo mese e mezzo del 2022, questi 5 volumi, però Scriverai qualcosa comunque anche su Giovanna d'Arco sì. per la storia delle donne? Non ho capito, scusami. Scriverai un Sì, approfondimento anche su Giovanna d'Arco, vero? arriverà anche su di lei. Beh, è un personaggio storico che non si può non trattare, non descrivere. Ecco, quindi sicuramente. Poi, avendo la possibilità di consultare questo strumento, di sicuro Esatto. spero che venga fuori, insomma, un lavoro buono. E quindi ecco, insomma, sono generi un po' diversi, storia, romanzi, saggi, ma che comunque racchiudono un po' sempre quello che io cerco, ecco, sempre andare alla ricerca, indagare, scoprire sempre cosa c'è dietro. E anche nelle scelte delle mie letture, alla fine, insomma, raggiungo sempre questo obiettivo. Questo Quindi, purpurri. delle Sì. scelte comunque molto interessanti. Poi quello lì di Giovanna d'Arco mi ha rimandato alla memoria il libro di Ginsburg, Il formaggio ai vermi, che comunque anche quello lì è il racconto del processo del mugnaio che viene accusato di essere un eretico perché appunto aveva semplificato la formazione del mondo descritta nella Bibbia con il processo del formaggio, no? Di come appunto si fa il formaggio. Quindi anche è molto interessante perché appunto poi ti cala proprio nel periodo storico. Quindi Sì, perché poi io sono convinta che se c'è la parola del personaggio che ha vissuto quel momento, che è il protagonista, perché non ascoltarla? certo, Assolutamente sì. è una fonte più diretta sicuramente. Soprattutto quando abbiamo la fortuna di averli, questi atti, fa bene consultarli. Sì. Senti Benedetta, io ho visto che stavi bevendo qualcosa, siccome anch'io sono qui con la mia tazza e normalmente Un nei nostri... po' tutte, perché anch'io. Anche te Miriam, Sì, anch'io. perché dovete sapere, durante i nostri aperitivi ovviamente non ci troviamo per il tè delle 5, anche se poi in effetti ci troviamo verso le 5 e mezzo del pomeriggio. Però stasera per tanti motivi... Dato anche il fatto che tipo qui a Firenze sta diluviando, mi sa che siamo tutte col teino, la tisanina. Io sono con la tazza di storie parallele. Tu, Sì, Miriam, che cosa stai bevendo? in realtà è un nuovo tè, Emozioni di caffè, caffè amaretto e vaniglia. Una cosa golosa. Sì, Una cosa per golosa. riprendersi, esatto.
Quindi molto dolce. Sì. In realtà non tantissimo, cioè bilanciato molto molto bene. Sono tra l'altro quelle nuove dell'Angelica, quindi l'ho comprata ieri. Ah, ok, quindi è una new entry, ho Sì. capito. Eccomi, scusatemi. E Allora, stai io invece, bevendo? scusatemi, vedo davanti alla tazza, zenzero e lemongrass. Ah, un classicone. Per iniziare detox, insomma. No, beh, ci Buoni vuole propositi di quando gennaio sono sempre si sempre. parla di libri, ci vuole una bella tisana, Giusto. un Io angolino, una invece mi sento toccata. romantica stasera, Sì. stranamente. Non fa parte del mio personaggio, ma ho un'ottima magia di inverno della Pompadour. E vi devo dire che non sono molto fan normalmente delle tisane speziate, di questi gusti dolci. Preferisco molto più aromi come quello tuo, Benedetta, quindi zenzero, Più forti. limone, più forti, più amari. E vi devo dire che questo, essendo a base comunque di agrumi, di mela, di cannella, bilancia bene. Lo gradisco. Brava Pompadour. Bene. Io inizierei con i miei cinque titoli, Vai. che è stato difficilissimo perché, come avete detto bene voi, questi ci dureranno un mese e mezzo, perché poi fra tutte siamo delle lettrici incallite, poi io tipo sono anche pendolare quotidianamente lavorando insomma nell'Interland, quindi il treno non potendo socializzare si legge e ho cercato di riassumere diciamo le tre mie più grandi passioni in questi cinque titoli. Allora, parto con un titolo che forse non è molto conosciuto e parla dell'Arno e dei suoi ponti. Gli autori sono Andrea e Fabrizio Petrioli e una piccola casa editrice locale, Sarnus, che fa parte di Polistampa, dell'amico Antonio Pagliai, che saluto. E questo libro, allora, faccio una piccola premessa per chi non è di Firenze. A Firenze una discriminante incredibile è se stai di qua o di là ad Arno. Questo ti rende più o meno fiorentino. È una disputa storica, a cui magari dedicheremo una diretta a parte. E questo libro si sviluppa parlando sia di tutti i ponti, ma anche sia della riva destra e della riva sinistra, e di tutte quelle attività storiche che si sono sviluppate intorno al fiume, perché come sapete comunque storicamente la città, l'agglomerato, il villaggio nascono sempre intorno a un corso d'acqua. Quindi si parte appunto con i mulini, quindi tutte anche le attività legate al cibo, i pescatori, ma anche le attività collaterali, quindi le lavandaie, eccetera. Ed è anche un libro che propone delle foto d'epoca molto belle, non so se si riescono a vedere, e quindi essendo molto attaccata io alla mia città, mi sembrerà ecco, di fare una specie di viaggio nella storia di Firenze. Ecco, diciamo, questa è la parte un po' più romantica della mia città. Piacendomi la storia delle città, piacendomi anche viaggiare, voglio proporre anche questo nuovo libricino che è Sicilia Segreta di Emanuela Zocchi, una giornalista di Milano, che abbiamo conosciuto tra l'altro insieme a Miriam nell'ambito della diretta del Dizionario Irresistibile di Storie di Cucina, perché Emanuela è una delle collaboratrici di Paola, dell'autrice del dizionario, e mi ha colpito moltissimo. Praticamente, questo è un viaggio in Sicilia, un itinerario in cui racconta piccoli aneddoti e storie sulla Sicilia. E nelle prime pagine c'è una cartina e poi si presenta come un block notice a righe e fotografico. Sembra proprio un diario di bordo. E la cosa molto carina è che a fine del libro c'è un memo di viaggio in cui uno si può appuntare tutti gli spunti dei suoi prossimi viaggi. Quindi diciamo, per quanto riguarda i viaggi, la storia dei posti, le radici, no? Dei luoghi, io ho scelto questi due titoli, non so se vi interessano, insomma, Molto. sì, In è realtà molto Sicilia importante l'archeologia. Sicilia Segreta e mi
Mi intriga molto, infatti, penso che Ce sarà lo una delle. siamo litigato, Miriam, diciamo Ci siamo che. litigate, esatto, Io sì. sono molto intrigata dall'impaginazione, una novità, è una cosa molto È interessante. carinissimo e Sì. poi cioè, è arrotondato, quindi Tipo non mi si può quaderno, insomma. sciupare. È un quaderno di viaggio, Sì, perché poi fra le bello. mie manie io magari posso scrivere, evidenziare, strappare le Sì. pagine, ma se mi si sciupa l'angolino vado nei fatti. Sì. No. Io di solito li rinforzo con lo scotch, Vero? perché Allora non sono l'unica. Ok, li rinforzo tutti con lo scotch, perché deve mi dà sempre. esserci un nome a questa patologia sicuramente. E a proposito di patologie, sapete la mia ossessione per la storia della medicina. Io ho zero Ebbene, sì. competenze nella materia medica e nella materia scientifica, però da sempre mi ha un po' attirato come ci fossero delle persone che nella storia, anche quando non si sapeva niente, avevano delle intuizioni, anche la farmacopea, insomma, tutti i trattati medici mi hanno sempre colpito. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente la professoressa Donatella Lippi, che è un'insegnante del corso di medicina e insegna storia della medicina appunto all'Università di Firenze. E ha ovviamente scritto una serie di libri, sempre legata al territorio. Voglio proporre questo, In lacrimate sepolture, che può essere un po' dark come argomento, però tratta delle riesumazioni dei medici, di tutti i componenti della famiglia Medici, quindi tutte le analisi fatte sui resti, no? Degli appartenenti alla famiglia Medici e anche proprio l'analisi di quelle che potessero essere le patologie che avevano in vita e anche le cause della morte. Quindi un po' tetro, però affascinantissimo. Guarda, ti Anche dico la questo. mia prossima lettura. No, Penso te lo devo invece. prestare perché. E io spero, anzi, faccio l'appello in diretta. Professoressa, gliel'ho già chiesto con una mail e ha detto di sì quando si libererà. La prego, venga nostra ospite in diretta a parlarci di questo libro perché io l'ho sentita dal vivo al Teatro Niccolini e fa solo innamorare. Ecco. Poi, ultimi ma non ultimi, come sapete, voi siete miei compagni di aperitivi e di merende, sapete che io amo mangiare, quindi potevo non portare dei libri della storia del cibo? No, No. ovviamente. Quindi, allora ne ho scelto uno un po' più serio e uno un pochino più sfizioso. Da quale parto? Da quello più serio, dai, Facciamo il quello serio e ci alla lasciamo lo fine. sfizioso per Ok, chiudere, dai. allora, io non conoscevo quest'autore. E si intitola I 6.000 anni del pane. È un libro piuttosto importante, come Stavo guardando, sì. vedete. Sono 450 pagine circa. L'autore è venuto a mancare alla fine degli anni 60 ed era uno scrittore tedesco di origine ebraica. Infatti lui è stato anche prigioniero in un campo. E ho letto dietro, ovviamente prima di leggere oltre la copertina, io vado sempre un po' a sbirciare quelle che sono le piccole recensioni, che a un certo punto, questa è proprio una vera e propria storia del pane, perché parte dal pane nella preistoria, il mondo antico, medioevo, eccetera, passa per il XIX secolo e arriva ai tempi nostri, e lui parla di quando era in questo campo, qui a facevano il pane di segatura. Quindi diciamo anche una riflessione dell'adattamento di questo alimento rispetto a cosa aveva l'uomo nella storia, quindi anche la duttilità, no, di questa cosa. È un libro importante, però io credo che scorra molto bene, perché comunque il pane, se ci pensate, è una di quelle cose che sì, ora esiste di mille tipi, mille farine, mille lievitazioni, però è lo stesso identico alimento dell'uomo preistorico. Quindi è come se fosse un link diretto alle nostre origini. Non so se mi spiego. Sì. Quindi Sì,
Penso che sarà un libro impegnativo da un punto di vista emotivo, in alcuni tratti, però non vedo l'ora di leggerlo e come ha detto Miriam, questo sarà il libro che leggerò con più attenzione, diciamo quello in cui ci avrò più pathos. Venendo a un po' le cose Quello un po' positive, più. come vediamo qui, questa è un'ultima uscita di Arocci. E mi ha colpito tantissimo la copertina, si chiama La scimmia e Fantastica. i fornelli. No, è Ma è fantastica, cioè. carinissima, è bellissima. Vero? Sì, E esatto. è un libro corto perché sono 160 pagine, molto, molto, molto Ma di un leggero. giorno, dai, Sì, di un questo è proprio pomeriggio. da un pomeriggio, cioè la mattina prendo il treno, ne leggo metà, al ritorno dall'ufficio leggo l'altra metà e qui fa un excursus della storia della cucina, come cambiano le cotture, gli alimenti e da un punto di vista antropologico fa vedere come il cambio dell'alimentazione ha influenzato anche l'evoluzione umana. Si sa, no? Si è sempre detto che comunque da quando l'uomo ha iniziato a cuocere i cibi ha dato meno peso fisicamente alla digestione e quindi si è potuto concentrare più su cose. Su attività mentali, cerebrali. E quindi niente, questa è proprio una letturina semplice, però secondo me dà tanti spunti di riflessione. Quindi questo, a gran fatica sono riuscita a selezionare questi cinque. Io non so Pure a me voi, però quello. proporrei di rincontrarsi fra un paio di mesi Assolutamente. e proporne altri cinque perché secondo Sì, cinque me per tutto l'anno sono troppo poche, e cioè in magari una generale. breve, insomma, recensione di qualcuno che abbiamo letto Esatto, in questi 2 mesi che ci ha colpito di assolutamente. più. Quindi, Magari tra i cinque, esatto, quelli. esatto. Ora noi oggi Pare abbiamo anche una specie dato. di classifica, è un po' Anche, brutto, sai. però. Noi diciamo abbiamo dato una nostra prima impressione, chiaramente ci si Sì. basa su la copertina, come fulcro, no, Sì, scherzo, purtroppo. No, comunque, purtroppo è così. è così, cioè nel senso su qualche recensione, ma io a volte le recensioni non sempre, insomma, devo cercare quella giusta, quella che mi Sì, sono colpisce, fuorvianti molto spesso. perché alcune magari sono sbrigative, altre bisogna stare attenti che c'è lo spoiler finale, quindi È anche lì vero, bisogna sì. saperle cercare bene. Quindi ora ho capito, ci si basa su pochi aspetti e quindi possiamo anche ora, a parte magari quel volume di Hugo che l'ho già letto, però possiamo dare poche informazioni. Quindi sarebbe bello dare delle piccole recensioni finali o una classifica molto più veloce, ecco, dire. Sì, O assolutamente. Un magari piccolo rispondere se passaggio c'è per una la lettura, volontà di qualche libro, di qualche testo, qualche sì, approfondimento, approfondiamo quello. Possiamo anche fare una cosa del genere. anche. E poi vediamo un attimo quali saranno le uscite, perché comunque in genere su febbraio-marzo le case editrici buttano fuori un po' di novità, vediamo anche quello che ci propone il Esatto. mercato, che è sempre Magari pericoloso. andiamo prima in libreria e poi Esatto. Se ci riusciamo, se la situazione ce lo permette, potremmo fare anche una bella live direttamente sì. dalla caffetteria dove ci troviamo Sarebbe normalmente, bellissimo. e con una piccola incursione nella nostra libreria di fiducia. Va Sì. bene, noi Piccolo insolito speriamo. acquisto. Sì, Piccolo insolito acquisto esatto. quotidiano. Esatto, anche compulsivo, però vabbè. C'ha un tratto patologico anche questo. Io spero di aver allietato un po' il tempo a chi è stato in diretta con noi, visto il periodo, visto il tempo, visto un po' tutta la situazione. Io mi sono divertita perché sono stata con le mie amiche a chiacchierare di una delle cose che mi piace di più. E niente, io vi do appuntamento alla prossima diretta. Fateci sapere nei commenti cosa state leggendo. E se vi va una prossima diretta simile a questa, e niente, che dite voi altre? Niente, che è stato bello e divertente. Esatto. Dai, aspettiamo il prossimo appuntamento Il prossimo, per rimandiamo al prossimo riaggiornarci. appuntamento. Sì. Bene, ciao a Speriamo tutti, di grazie per riuscirlo. averci fatto compagnia. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.